Buonasera da Alba Adriatica, finale, terzo e quarto posto della Coppa Salinello, derby emiliano fra Bologna e Piumazzo. Piumazzo è una squadra della provincia di Bologna, comunque si può dire che è un derby emiliano, appunto, fra il capoluogo e la provincia. E quindi l'arbitro sta sorteggiando chi fra le due squadre toccherà il primo pallone, dopodiché si giocherà il pallone in verticale del Bologna. Rimessa laterale che sarà battuta dal numero 11 di Venturi, crossi in mezzo, mette poi per un attimo la difesa del Piumazzo e c'è già il primo gol della partita. Andiamo anche un po' meglio, primo gol della partita e lo segna il Bologna con Edoardo Ingratta. Gol restituito il pallone al Piumazzo, attenzione adesso pallone che scivola oltre la linea di fondo, non può fare nulla per arrivarci Matteo Di Napoli. Rimessa laterale lunga, Ingratta prova a toccare, poi ancora De Rasis che tiro da fuori, vola Bompani. Però perché lo lasci tranquillamente la vera? Cross in mezzo di Ingratta, messo fuori, tiro ancora di prima, fuori di un soffio. Venturi sul punto di battuta con il destro, prova direttamente in porta, che gol di Francesco Venturi. Calcio di punizione perfetto, scavalca la barriera e finisce sotto la traversa, gran gol. Finisce poi ancora Bologna che dall'altra parte, attenzione, il numero 4 del Piumazzo prova ad andare di Napoli. Tiro sul fondo, di sinistro, gol! Gran gol di Napoli con questo pallone appunto viscido, bagnato dalla pioggia. Il suo tiro è schizzato, rimbalzando di fronte al portiere, che quindi non ha molte colpe, a mia opinione, perché appunto il pallone è schizzato era un tiro potente, preciso, e quindi molti meriti di Napoli ad aver tirato, ad averci creduto. Gol del 2-1 di mezzo allo svantaggio in Piumazzo. Davanti all'area di rigore però ancora Bologna, svola Bompani sul tiro di Ingratta. E comincia adesso l'ultima frazione di gioco che deciderà chi fra queste due squadre guadagnerà il terzo posto della Coppa Salinello. Passaggio per Calarota che prova il tiro di prima, ottimo tentativo di Calarota, pallone sul fondo, deviazione che poteva spiazzare il portiere, va a tirare per forza, diciamo, se no sarebbe controllato male. Gol di Calarota, è entrato proprio lui, gol meritatissimo, bravissimo Alessandro Calarota. Va anche il portiere Chiatti a complimentarsi con lui, Calarota che si è inserito con il tempismo giusto, è scaraventato dentro il pallone, 3-1 per il Bologna. Colare l'aveva messa fuori di Nauta, poi tiro, 3-2 del Piumazzo, segna Scagliarini con un tiro da lontano che beffa il portiere e il buco alle mani. Ricordiamo che essendoci pioggia e vento è veramente difficile intuire la traiettoria del pallone. Comunque 3-2 per il Bologna. Si porta a meno 1 la squadra emiliana. Attenzione, Di Nauta in prima! Che gol! Che gol di Di Nauta! Bravissimo Francesco Di Nauta! Di prima, un gol al volo che si stampa sul palo. Che gol, che gol, che gol. Complimenti, 4-2 per il Bologna. Tutto pronto per il fatto di posizione soli. Ovviamente Forciniti non può andare così. A parte Forciniti, cross in mezzo, gol! Ed è il terzo gol da fuori, del secondo, da fuori area. Ed è il secondo di Lorenzo Soli. 4-3 per i Bolognini. Si preannuncia molto pericolosa. Scagliarini, rincorsa, tiro, questa volta è alto. È tutto,
il Bologna vince la finale terzo e quarto posto della Coppa Sainello. Partita incerta fino all'ultimo. Complimenti per tutte e due le squadre. Il Bologna è stato sempre in vantaggio in questa partita, ma il Piumazzo veramente gli ha messo pressione con appunto, essendosi portata sempre un gol sotto. E quindi appunto complimenti al Bologna, anche al Piumazzo.